io sono qui grazie a questo medico che vedete qua, dottor Emanuele Ugo D'Abramo, medico illuminato, che ha voluto passarmi questa entusiasmante, difficile eredità di questa terapia che lui ha, diciamo, messo insieme. Ha messo insieme dei farmaci in un cocktail da mettere in dovena circa 40-50 anni fa, erano gli anni 60, quando Pauling già diceva dei miracolosi effetti della vitamina C, che poi tranquillamente ci siamo dimenticati perché la boccaccia mia non riesce a stare zitta, la vitamina C costa troppo poco per poter corrompere un medico. Io so 10 anni che non incontro un informatore farmaceutico, ho scritto anche questa frase nel mio curriculum che è scritto sul sito dell'ASL, un collega mi ha chiesto ma io che l'incontro con sono uno stronzo, gli ho risposto sì. E ai colleghi, chi sono i medici qua dentro? Ok, cos'è questa cosa? L'ultima novità del codice deontologico. Ok, cosa vuol dire questo? Una fregatura. Che se tu fai, sì, ma se tu fai delle... Cioè, io mi sono salvato da un consiglio di disciplina dell'ordine, dove sono finito grazie all'entusiasmante idea della mia direttrice generale, per essere finito sulle Iene. Sì, sono finito sulle Iene perché uso la vitamina C. Devo dire che sto curando da 7 anni con grande successo, cioè ancora vivo, un mio paziente delinquente, perché sono medico nel carcere, che ha la stessa malattia della toffa. 7 anni fa gli avevano dato 6 mesi di vita. Ho scritto anche a Nadia, che poveraccia se n'è andata credendo nella chemia e nella radio, e mi dispiace molto, avrei potuto aiutarla, come vedremo. Questo è, quello è l'articolo 13 del codice deontologico. Se voi pensate di fare medicina non proprio convenzionale, ricordatevelo, è quello che mi ha salvato dalla radiazione. Cioè, cosa significa questo? Che l'adozione dei protocolli e delle linee guida non mi ci puoi obbligare. Sono cazzi miei come curo il paziente. Io lo curo come voglio. Perché se io sono responsabile, impegno la mia diretta responsabilità. 3 parole pesantissime, perché le parole non pesano tutte allo stesso modo. Se io impegno, e ripeto, la mia diretta responsabilità, e non ti porto via tempo, il protocollo diagnostico terapeutico nel soggetto coinvolto, che io chiamo il mio paziente, non è il paziente del presidente della Società Oncologica Mondiale, che ha preso 200.000 euro per firmare un articolo dicendo che quella chemio funzionava. Scusate, ma ho scritto camici sporchi, quindi ho detto anche che la sanità è gestita come la mafia. Questo è primo dopo l'ultimo giuramento di Ippocrate. Questo? Questo è primo dopo la legge Gerli. Questo, quando hai avuto tu i tuoi problemi, scusate? No, io l'ho avuto adesso, il 23 ottobre del 2017. Dice dopo, perché oggi siamo tutti terrorizzati da questa legge Gerli. No, la legge Gerli è diversa. La legge Gerli ti dice che se il tuo paziente muore e ti denuncia, non sei punibile penalmente se hai punito, se hai usato il protocollo. Io non ho problemi di andare davanti a un giudice a dire perché ho usato la terapia che ti dirò. Non ho problemi, anche perché, ripeto, se il mio paziente non tollera la terapia che gli hanno dato o nel mio paziente non è efficacia, io non uso il protocollo. E questo sono in grado di spiegarlo a un giudice. Anzi, credo che farò presto a Genova una conferenza agli avvocati di questo tipo. Gli avvocati che difendono medici devono saperlo questo. Ok? Veniamo a Emanuele Ugo D'Abramo. 20 anni per comporre e provare, perché ha provato diverse malattie, il primo paziente che cura è un depresso, 20 anni per capire che funziona. Quando io, questa frase è sua, quando io vado, è il mio primo paziente, a curare un signore in coma, vengono i figli,
mi porta le cartelle cliniche, il paziente è in coma da 20 giorni, ha un microcitoma grande come una palla da baseball nel polmone, 20 metastasi cerebrali, 7 metastasi epatiche. Io sono quasi tentato di non fare la terapia, dico guardate, lasciatelo andare, non riesco a, diciamo, a resistere al pianto femminile, un mio punto di debolezza che mi porto da dietro fin dall'infanzia, il pianto di mia madre probabilmente, e la figlia si mette a piangere, da allora dico vabbè, fate la terapia. 100 grammi di vitamina C per ogni flebo, per 10 flebo. Ne fa 3, perché faccio una ogni 3 giorni, ogni 2-3 giorni, 3 alla settimana. Arrivo il sabato, era lunedì, arrivo il sabato in casa sua, ad Aulla, Toscana. Vado con la moglie che mi accompagna, a un certo punto suono alla porta, la moglie va indietro, io mi trovo davanti alla porta di questo signore che è seduto sul letto. Gli dico, mi scusi, dove è il malato? Eccolo qua il dottor Santi di nome di fatto, so io il malato, adesso mi devi dire che cazzo ci mette dentro quei boccettoni. E io non so come reagire, anche perché era in coma, dopo 30 gocce della flebo, mi spiegano i figli, apri gli occhi, alla fine della flebo va in cucina e vuole un piatto di pasta asciutta. La signora chiama il medico curante perché dice il mio marito le in cucina fa il diavolo a quattro perché vuole un piatto di pasta asciutta. E il medico, ma come, non era in coma? E dice, no, le dica di là che vuole il piatto, ma gli farà mica male. Ma no, gli dia pure un buon arrosto con le patate, cosa vuole che le faccia male, ridotto com'è? Quando io esco, dico ad Abramo, lo chiamo, gli dico, cazzo, perché io ai parenti non lo posso dire che sono rimasto sbalordito, sennò che figura ci faccio. E gli dico, oh, questo si è svegliato dal coma, mi devi spiegare perché? E lui mi dice, Roberto, noi dobbiamo credere ai miracoli. No, caro Ugo, sì che tu ti chiami Abramo e io Santi, è un significato, ce l'avrà tutto questo. Ma io voglio sapere, sono uno scienziato, e lui mi dice, io ho impiegato 40 anni per capire che questa terapia funziona, tu hai 40 anni per capire perché. Oggi ringrazio Giorgio perché qui ho cominciato a capire perché, e adesso me lo spiegate voi, perché io, perché la terapia funziona, non lo so. So che devo fare almeno 10 flebo, almeno 3 volte alla settimana, a dosaggi piuttosto allegri, delle sostanze che vi vado a dire. Però vi voglio dire, questa potrebbe anche stupire. Questa cura, non è che un attimo ho sbagliato a mettere cura, diciamo che con questa cura abbiamo guarito, che è più facile. Persone col morbo di Crohn, col Parkinson, demente, disturbi cognitivi, aterosclerosi, insufficienza renale. Insufficienza renale potrei raccontare il caso, ma non è il caso. No, vabbè, ormai mi ha curiosito. È una cagnona di nome Uma, un Rottweiler di 7 anni, che aveva la creatinina a 7, non mangiava più, era tutta mogia, ha fatto la terapia, la creatinina è scesa 1 e 1, e poi l'hanno chiusa in una stanza perché mangiava quello degli altri cani, una signora che ne aveva diversi. Sulla HIV positività abbiamo risultati splendidi, soprattutto la terapia aumenta i CD4 e i CD8, la terapia antiretrovirale non lo fa, è morbo di Pandas, come ti dicevo, adesso vedrai la foto sorprendente di questa bambina di 11 anni, la fibromialgia, guariti tutti, artrite reumatoide, si guariscono tutti, eccetera, eccetera. Protegge dagli effetti del cancro i pazienti dalle terapie sbagliate, i pazienti dai medici ignoranti e corrotti. Cioè questa terapia protegge un po' da tante cose e... grazie. Perché le terapie sbagliate, se tu l'artrite reumatoide, ne prendo una a caso, me la curi col metotrexato e il cortisone, come cazzo fa a guarire il paziente? Cioè, tu mi prendi l'immunità e poi distruggi l'immunità pretendendo poi che lui guarisca. Cioè, è un controsenso, ma è un controsenso se lo guardo dal punto di vista del paziente.
Ha un senso, invece, se lo guarda dal punto di vista del reumatologo, che ogni 2 mesi più o meno ti controlla, ti cambia la terapia, poi magari solo il nome commerciale è diverso, mandato al paziente il foglietto illustrativo non lo legge, non leggiamo neanche noi medici. Per cui a me ha fatto un regalo enorme, mi chiamano dottor Divago, per cui non preoccupatevi. È arrivata? Ok, è arrivata. È arrivata adesso. Ok. No, giovedì mi è arrivato un paziente che 3 anni fa è venuto con un grosso trombo nella femorale. Volevano stapparlo, volevano, questo ha fatto 10 flebo, è un avvocato di Ferrara, e mi dice: mi ero dimenticato di lei. Mi sono alzato, l'ho baciato teneramente, è un signore di 60 anni più o meno, e non sono gay. Perché mi ha fatto piacere che un paziente si dimenticasse di me, l'idea stessa. Poi gli è venuto fuori un tumore alla prostata, ha cercato poi in internet, mi ha ritrovato. Però che i pazienti mi dimentichino è un regalo enorme che mi fanno. Previene tutte le malattie che cura, favorendo l'apoptosi, e oggi abbiamo capito perché, e lo capiremo ancora vedendo, entrando poi nel merito della terapia e anche di certi vizi di noi medici di non leggere il foglietto illustrativo. So che sto mettendo tanta carne al fuoco. Questo che leggete è il foglietto illustrativo del TAD. TAD. Del glutatione, nel foglietto illustrativo, il cosiddetto bugiardino, c'è scritto profilassi della neuropatia, conseguimento, trattamento chemioterapico con cisplatino analoghi. L'infusione endovenosa dovrebbe avvenire 15-20 minuti prima precedente inizio della chemio. Chi lo fa, gli oncologi? Nessuno. In Spagna? Tutti. Perché ho anche pazienti spagnoli che mi portano la loro lettera di dimissioni, dove è noto che lì ti fanno il glutatione prima dell'archeio e ti fanno anche l'acido folico, ma stupiamo, almeno ha stupito, l'acido folico che ho io è 50 mg per fiala, il mio collega spagnolo ce l'ha a 865 mg, difatti quando ho letto ho detto sono sbagliati, manca una virgola, no, 865 mg. Le 5 confezioni in Spagna costano meno delle 5 confezioni mie. Una fiala mia, la loro, corrisponde a 18 delle mie. Quindi, qual è la dose dell'acido folico giusta? Se io sono spagnolo, 18 fiale delle mie, se non sono italiano, una. Comunque, chiaro che il glutatione poi ha tutti i magnifici effetti che abbiamo sentito oggi, ma questo è l'effetto semplicissimo che l'industria farmaceutica ci dice al nostro oncologo: usalo, perché se non lo usi e non fai profilassi della neuropatia, le dita friggono quando fai la chemio e viene il vomito, un vomito neuropatico, perché nessuno ti mette dentro nello stomaco qualcosa. L'acetilcisteina, il flumicil, che i miei pazienti quando lo prescrivo mi dicono: io non ho il bronchite. No, Fluvocil, uropatia da isociclofosfamide, è scritto dentro al foglietto illustrativo, è anche l'unico antidoto degli avvelenamenti da tachipirina, foglietto illustrativo. Si usa anche nella chemioterapia isociclofosfamide, 1200 mg, ci sono anche le dosi, come farlo, 4 giorni di 10 giorni di trattamento di chemioterapia o 4 dosi da 1 grammo, cioè basta leggere questo. Non serve leggere i trattati di farmacologia. Oltretutto l'acetilcisteina è anche un potentissimo antitumorale. Però non lo sappiamo, non ce lo dicono, perché anche questo ha lo svantaggio di costare poco. La carnitina protegge il cuore. Vogliamo in sede di chemioterapia proteggere il cuore, visto che l'8-10% di chi è sottoposto a chemioterapia, qualunque chemio, muore per insufficienza cardiaca. Vogliamo dargli una mano o no?
L'acido folico protegge il midollo. Se il tuo paziente fa l'acido folico in corso di chemioterapia, non si abbassano i globuli bianchi, i globuli rossi e le piastrine, sperando poi che funzionino bene come ci hanno detto oggi. Quindi ricordo quello che ho detto prima, 50 mg, 865, non ci sottiamo. Della demetionina, protegge il fegato. Praticamente, anche qui abbiamo un assurdo della farmacopia ufficiale, il trattamento, si chiama Donamet, è indicato nel trattamento della colestasi intraepatica negli stati precirotici, cirrotici dell'adulto e della colestasi intraepatica la gravidica. Mentre se si chiama Samir, è un antidepressivo. Se tu dai al tuo paziente un Samir, ti dice, ma io sono mica matto, non voglio un psicofarmaco. Invece no, è la stessa cosa del Donamet. Io metto il Donamet nell'eflebo perché è 100 mg di più, è dosato 500, Samira a 400. La vitamina C, ne abbiamo sentito oggi, l'abbiamo sentita magnificare, è inutile che vi dica tutto quello che riesce a fare. Io la uso a dosaggi molto alti all'interno della flebo, da minimo 10 grammi in su. Alla vitamina C associo anche l'isine bromelina, perché? Perché se io so come cresce il cancro, io so che le cellule cancerose si fanno strada tra una cellula e l'altra sane attraverso delle collagenasi. Cioè sciolgono il collagene che c'è tra una cellula e l'altra e si infiltrano. Succede anche nei vasi nella meravigliosa diapositiva che ha fatto vedere prima il collega. Entrano così. La lisina inibisce la collagenasi che il tumore crea, quindi gli tolgo la possibilità di farsi strada. La fibrina, la bromelina, le cellule, questo me l'ha insegnato Giuseppe Genovese, ucciso abbastanza recentemente dai servizi segreti a Roma, carissimo amico, mi è dispiaciuto molto, la fibrina ammanta le cellule cancerose. Lo fanno perché così non si fa riconoscere dal nostro sistema immunitario. La bromelina può aiutarci a smascherare le cellule cancerose. È l'ananase praticamente, quello che usavamo una volta per le placche in gola. Il principio delle placche in gola è lo stesso che usa la cellula tumorale. Cioè i nostri nemici si difendono tutti più o meno allo stesso modo. La vitamina C crea collagene, è uno splendido antietà, oggi lo mettono nelle creme, nelle creme mettono la vitamina C. Se tu dai la vitamina C da dentro ringiovanisci, cioè crei collagene dove si è perso, quindi praticamente dove c'è una ruga va a riempire, ma dove c'è un buco lo va a riempire, che quindi in sostanza la sua azione è quella di circondare di tessuto collagene la neoplasia, la massa, in modo da bloccarla. Tumore alla prostata è quello che funziona, su quale funziona meglio, quello del pancreas meno perché è troppo veloce, troppo aggressivo, però i risultati associandoli alle chemio ci sono e aumenta la sopravvivenza. Ci sono diversi studi che parlano di questa associazione, soprattutto americani. Noi arriveremo chissà quando. Anche qua, questa terapia, come l'ozono, evidentemente miglioriamo il microcircolo, miglioriamo l'ossigenazione, il piede diabetico, complimenti per i risultati che avete avuto, i nostri diabetologi offrono il piede diabetico ai podologi. Un chirurgo, questa ve la devo dire perché mi sta qui, un chirurgo della mia ASL, quando ha visto questa foto mi ha detto, ma se tu usi il piede diabetico così io cosa taglio? La cosa è un po' inquietante, ho detto, ma se quel piede fosse il tuo, di tuo figlio, di tuo padre, lo porti da tagliarlo, da me a curartelo. Queste anche sono ulcere varicose, ulcere vascolari. Se tu migliori il microcircolo i risultati sono questi. Vabbè, la palla del colesterolo, forse oggi qualcuno ne ha parlato, in realtà il danneggiamento dell'intima arteriosa è quello che determina la comparsa delle placche.
in sostanza, vabbè, io sono appassionato alla tesi del dottor Rath del microscorbuto, cioè le nostre arterie per una carenza cronica vitaminica fessurano la loro intima. Questo succede anche per l'inquinamento, per il fumo, insomma l'aterosclerosi è una patologia infiammatoria, non è metabolica. In pratica il colesterolo, il nostro fegato produce il colesterolo di cui abbiamo bisogno. Anzi, un consiglio, tutta la notte il colesterolo produce. Ok? Si fa un mazzo così, perché il mattino il cervello glielo chiederà. E lui è lì, ragazzi, ok? Lavorate, perché sto stronzo e lì sdraiato non mangia. Ti alzi. E lui è contento, gira la sinistra, va in cucina, no, destra, va in bagno, sciacquone. Esce fuori, dai che va in cucina, ragazzi, ci riposiamo un attimo, no, va a letto e si distraia. E il fegato di nuovo lì a produrre colesterolo, colesterolo, colesterolo. Al mattino, quando tu ti alzi a digiuno, il massimo del colesterolo è lì. Perché becchi quello che ha fatto tutta la notte. Come ti mangi cappuccino e brioche? Vedo sguardi di orrore, io mangio le fette biscottate integrali col tè verde, anche fette biscottate col tè verde, il colesterolo si abbassa immediatamente. E tu porti al tuo medico 201, asterisco. Ma la gente viene all'infarto perché vede l'asterisco, non perché c'ha il colesterolo alto. Difatti, se tu mantieni l'integrità arteriosa, la vitamina C è splendida nel fare questo, la placca non avviene, anche con colesteroli molto alti. Tanto che a limone sul Garda ha colesterolo sui 500-600. I medici non hanno mai usato una statina, perché a memoria d'uomo non c'è mai stato un infarto lì. La Bayer, no, abbiamo un'industria farmaceutica, io me le dimentico, è un'industria farmaceutica, sta studiando come possibile, se hanno la lipoproteina, che cos'hanno, che geni hanno, li stanno studiando. E noi invece abbassiamo il colesterolo. Abbassi il colesterolo, ma la placca rimane lì. Anzi, cresce. E tu abbassa. Perché? Non serve abbassare il colesterolo. Se io non mangio il colesterolo, tolgo tutto, il lardo che mi piaceva così tanto sul polenta fritto aumenta. Quando io non mangio colesterolo aumenta, perché il fegato non deve fare di più. Vedo i vegetariani schifati. Alcuni casi, lo so che feste, wow. L'ipertricosi, dov'era la ginecologa che si occupa? L'ipertricosi ha questi effetti, dopo il primo flebo la paziente si trova tutti i peli nel letto, non so perché, anzi ti chiedo la conferma, avevo una paziente molto carina, giovane, 26 anni, da Lugano, e aveva gli ormoni maschili al massimo della norma e quelli femminili al minimo della norma, era piena di peli come una scimmia. Un classico caso di ok, questa è andata a posto, si è risistemato, sono risistemati i livelli degli ormonali e i peli sono caduti tutti nel letto al mattino successivo alla prima prima. Anche questa non l'hai più vista, sarà qualche zoo. Questo mi piace questa foto, cioè io sono per delle testimonianze indirette, cioè questi, tutti quando l'ho messa su Facebook pensavano fossi i miei nipoti, i miei figli non neanche per le palle di regalarmi dei nipoti, questi sono i gemellini di una mia paziente che aveva il morbo di Crohn. È guarita dal morbo di Crohn, quindi è riuscita ad affrontare una gravidanza.
ha continuato la terapia anche in gravidanza, adesso sta benissimo. Mi spiace che abbia una sindrome della sensibilità chimica multipla, difficilissima da curare, sta un po' meglio quando fa le flebo, ma non posso tenerla attaccata a un buco, a un ago tutta la vita, per cui mi aggiusto e mi arrangio con Selfood, mi arrangio con quello che mi dà Giorgio e più o meno la teniamo. Adesso dovremo fare una sperimentazione, diciamo, provare qui a Torino, c'è un centro, un grosso centro sulla sindrome della sensibilità chimica multipla. Questi sono i gemellini di questa donna. Nell'ASL dicono che sono figli miei, ma in senso buono, in senso medico. No, senso medico, in senso terapeutico. Sì, voglio dire che l'ho curata e quindi con tutto. Vabbè, avete capito. No? Questa è una cosa stranissima. A Vigonza, in provincia di Padova, c'è questo centro che usa questa terapia su giovani tossicodipendenti che in tempi brevi sono ristabiliti. Diciamo che nella tossicodipendenza fai 10 flebo, il paziente non ha più astinenza, non ha più, sta benissimo. Certo che se vai avanti così, i CERT cosa fanno? Il problema è questo, toglie troppi lavori. Esce questa intervista di un mio paziente, non è guarito solo dall'AIDS, poi seguirà poi nell'articolo, aveva una cirrosi macronodulare, non ce l'aveva più, era su una sedia all'hotel per un'artrite psoriasica, si è alzato, la soluzione è stata che il mio direttore mi ha detto che se non smettevo di fare questa terapia in intramegna mi mandava un consiglio di disciplina. Per fortuna il presidente dell'Ordine dei Medici di Genova, al quale mi sono rivolto, l'ha chiamato chiedendogli se si era bevuto il cervello e a me ha chiesto come ho fatto. Ah, volevo la... mi chiami un po' la... come si chiama? La pediatra? Serena, magari Dante Servizio. Posso chiedere intanto io una cosa? Posso intanto che aspettiamo che tu porti la collega? Sì. No, perché questa c'ha al morbo di pancreas. No, no, aspetta, aspettiamo che torna, poi darsi. Come si chiama? Cristina. Cristina! Dimmi. Magari andate insieme. Ma abbini anche o hai qualcuno che ti affianca con uno sguardo verso l'alimentazione o tu ti muovi solo ed esclusivamente con la tua terapia generale? No, diciamo che io abbino sul discorso dell'alimentazione, lo faccio io, sulla base anche delle preferenze, nel senso che allora latte latticini, ok, sono paziente di 60 anni ma ridotto così, sono convinto che se mi lascio la lattata del formaggio sulla pasta riesca ad avere una compliance migliore, perché è logico, io potrei dire ai miei pazienti digiuno, ma andrà a cagare il giorno dopo. Cioè non è facile riuscire, soprattutto su persone di una certa età che hanno le loro abitudini alimentari, che andare a togliergli tutto. Allora preferisco piano piano cominciare a levare, non so, la pasta, diciamo i killer bianchi, la pasta, la farina, lo zucchero, il sale, cioè cercare portarli piano piano. Io stesso ho smesso il latte, non latte di mandorla, per cui posso dire, beh, latte di mandorla, non lo zuccheri, va bene lo stesso, quindi prendo i bicchieri con una bava, non bevi latte e non metti zucchero, perché il latte di mandorla è un po' dolcificato per conto suo. Poi è una questione di farsi abitudine. Io ho fatto, per esempio, per 5 giorni, ho voluto provare la dieta Mima Digiuno di Walter Longo, è un libro molto bello effettivamente, lo consiglio, 5 giorni avrei, fosse stato qualcuno vicino, gli portavo io un pezzo di braccio con un morso, però i giorni successivi poi mangiavo di meno, cioè adesso se mangio di meno non mi pesa, quindi cerco di andarci piano piano sotto sulla dieta, e tu, anche perché con tutti i limiti che ci sono, si mangia frutta, poi nella frutta io non so cosa ci sono, perché ho lavorato per anni a Sanremo, avevo fatto anche uno studio epidemiologico sui danni dei pesticidi. A Sanremo c'è il doppio di tumori che c'è nella popolazione,
doppio di tumori che c'è, i tumori cerebrali che sono appannaggio del sesso maschile per il 70% là sono pari. Era uno studio che avevo portato poi anche all'Istituto Tumori di Genova. La vitamina C dei tumori, la usi, hai visto lo stesso effetto se è usata prima o dopo chemioterapia? Perché no. Ho visto, perché ho ascoltato una volta la relazione di uno che diceva che la vitamina C dopo chemio funziona molto bene. No, io cerco di fare, è difficile riuscire a fargliela fare prima. Sì, perché vanno prima giustamente da loro. Esatto, perché vanno da loro. A parte che ho degli oncologi che gli fanno la flebo lì, e poi oncologi con cui collaborano, chiaramente loro non lo direbbero mai, se non gli fanno un mazzo come una casa. Diciamo che cerco di coordinarla con la flebo, però capisci che farla il giorno prima, quando uno fa ogni 3 settimane, io nel frattempo devo curarlo, perché la vitamina C non la uso soltanto come contrasto agli effetti collaterali della chemio, la vitamina C ha un effetto antitumorale proprio. Ci sono medici che usano soltanto la vitamina C, 100 grammi 3 volte al giorno, 3 volte alla settimana. 100 grammi. Che non è tanto. Che oltre il grammo venga eliminato con le urine, non è vero? Beh, viene eliminato, no, viene eliminato, però prima fa il suo lavoro. È chiaro che viene eliminato, anzi la vitamina C è l'unica che non accumula. Quindi puoi usare anche dosaggi molto molto alti. Ecco. Anche il mio maestro, che vabbè, dopo che è morto, mi è venuto a dire che forse è troppo, però lui ha sempre usato dosi basse. Però ho visto che dosi molto alte sono efficaci, anche in persone, cioè diciamo che io non consiglio mai la scelta del paziente se parla chemio o no, però sono persone che non vogliono neanche sentire parlare di chemio, io faccio solo questo. E risultati rovi perché i tempi sono stati. Sì, volevo far vedere questa cosa, è andata proprio via prima. Vabbè, raccontategliela, magari la sua diapositiva. Questa dopo che è guarita, ecco, quindi questo è un paziente con morbo di Parkinson, è un disegnatore, un architetto di Viareggio, aveva cominciato a disegnare l'inferno, poi si è bloccato, ha fatto la terapia, si è sbloccato, è riuscito a fare il purgatorio e il paradiso. Grazie.